Si chiama Doug o Doug Ramsay. Pensate che è colui che gestisce la Beyond Meat, un'azienda, una impresa alimentare che va a produrre dei sostituti per la carne, ma anche per prodotti di tipo caseario che hanno come base la base vegetale. L'uomo è stato fermato dalla polizia, da come si legge sul web, perché avrebbe tentato di togliere, di staccare a morsi il naso di un uomo all'interno di un parcheggio in una partita di football proprio in Arkansas, negli Stati Uniti d'America. Si tratterebbe di un attacco vile, si tratterebbe di un attacco veramente incredibile, assurdo a mio modesto parere, di cui l'uomo in questione, CEO di questa azienda, si sarebbe reso triste protagonista. Ripeto, si chiama Doug Ramsay, o Ramsay, che dir si voglia. Una vicenda come questa ovviamente getta una ombra negativa, brutta, triste, ostica su chi effettivamente parlando lavora e su chi effettivamente parlando vuole poter vivere un'esistenza serena e tranquilla. Sarà stato un buon lavoratore, questo è poco ma sicuro, però sta di fatto che la vicenda in questione porta una, chiamiamolo, una lune su una situazione brutta e negativa. Dal nostro lato di tutti, ciao a tutti.